lo Standard & Poor's 500 dovrebbe guadagnare un ulteriore 6,6% quest'anno ed iniziare poi un decennio con rendimenti annuali all'8% perché i timori di un ritorno alla recessione in America si sono dimostrati infondati. Lo sostiene Robert Dahl, è il vicepresidente della BlackRock. La BlackRock è la seconda società di gestione di risparmio al mondo che amministra una cifra superiore ai 3.000 miliardi di dollari. È in questo periodo senz'altro una dimostrazione di particolare ottimismo su quello che potrebbe accadere. Ne parlo con Maurizio Piglia, responsabile degli investimenti della banca Savings and Investments a Auckland, Nuova Zelanda. Maurizio invece in altri video ci ha ripetutamente detto di non essere altrettanto ottimista. Dunque vogliamo confrontare non tanto i due punti di vista, ma stimolare, diciamo, il punto di vista di Maurizio su questo fatto. Dunque io inizierei. Tu, ad esempio, Maurizio, hai un livello dello Standard & Poor's che tu vedi? Beh, innanzitutto io penso di rivedere con una certa rapidità, o forse addirittura prima della fine dell'anno, io penso di rivederlo a 1000. Adesso siamo a 1137, credo. Sì, alla chiusura del 23 a 1124. Sì, penso di rivederlo intorno a 1000, prima a 1117, che potrebbe essere un livello di un certo supporto, e poi intorno a 1050, 1000, sì, 1050 e 1000, se non al di sotto. Comunque diciamo che alla fine dell'anno lo vedo a 1000, Qual è la più ragione che ad principale per 1100. cui? Perché, come ci siamo detti tante volte, il debito pesa, il debito non se ne va, il debito va tolto di mezzo. E se tu accetti che la domanda aggregata sia la somma del PIL e della crescita positiva o negativa del debito, alla fine scopri che negli Stati Uniti la domanda è in caduta l'anno scorso e quest'anno. Quindi prima o poi ci dovrà essere pure un riequilibrio, non può continuare a esserci la domanda in caduta e la borsa in salita, i bond in salita e l'oro in salita. Non ti pare che sia tutto un po', che ci siano correlazioni un po' Quindi tu strane? dici che il settore privato dovrebbe continuare a deleveraggiare, dunque fondamentalmente a ridurre il proprio debito. Ridurre debito. Le società spesso, quando hanno intenzione di accelerare, diciamo, il loro passo di crescita o i loro guadagni, ricorrono alla leva, al leverage e quindi all'indebitamento, diciamo, ai finanziamenti esterni. Deleveraggiare, quindi praticamente è il comportamento opposto, dovrebbero invece che cercare di crescere vendere le proprie attività. Questo modo di fare potrebbe però essere molto diciamo, negativo proprio per l'economia, perché se tu arrivi a vendere asset che, no, attivi che appunto non sono illiquidi, devi venderle per forza a un prezzo minore. Maurizio. Questo è perfettamente vero ed è quello che abbiamo visto. Infatti è di quello il famoso dibattito tra inflazione e deflazione, di quello alla fine che si finisce per continuare a dibattere. Deflazione perché? Perché vediamo gli asset e il prezzo degli asset crollare in continuazione, e in particolar modo quello immobiliare, il quale non ha Quindi nient'altro sembra che da succedendo. qualsiasi parte ci giriamo, insomma, la situazione è particolarmente, come dire, scoraggiante. Io la trovo particolarmente difficile, sì, la trovo veramente difficile. E ho l'impressione che se invece di diciamo così, di fare previsioni a lungo termine si scendesse a parlare con l'uomo della strada, si scoprirebbe che la situazione è difficile e non si è mai particolarmente ripresa, come ha detto l'istituto americano che ha decretato la fine della recessione da 6 mesi, salvo farsi dire da Warren Buffett che non era così, insomma.
Una delle ragioni per cui appunto il signor Doll, che vediamo qua nelle immagini, sostiene quello che sostiene, appunto la crescita dello Standard & Poor's, è che il 40% delle società dello Standard & Poor's guadagnano al di fuori degli Stati Uniti. Solamente il 15% dei loro guadagni sono derivati dai consumatori americani. Guarda, posso anche crederci, nel senso che è comunque tutto soggetto a vedere in che zone operano. Certo che se gran parte dei guadagni derivano dall'Europa non li trovo in una situazione particolarmente migliore rispetto agli Stati Uniti. Se gran parte dei guadagni li derivano da Asia e Australia, che sono, diciamo così, le due aree che ancora funzionano grazie al fatto che non hanno un monte di debito come l'Europa e gli Stati Uniti, e il Giappone in particolare, a questo punto posso anche crederlo, soprattutto per l'effetto di, diciamo così, di spinta di un dollaro che viene sistematicamente deprezzato dalla Fed. Però, insisto, il debito ha una potenza tale che alla fine non si può pensare di crescere, di continuare a crescere a chissà quali livelli senza l'Europa e senza gli Stati Uniti. No? Non credo. Credo che sia dell'ottimismo infondato. Maurizio, abbiamo preparato una tabella dalla quale appunto vorrei passare e che tu ci puoi Mostra, spiegare sì, che che cosa mostra vediamo. la potenza del debito. Allora, diciamo che diciamo che siamo in un'economia fittizia, in un'economia del paese X, un'economia grande, 1.000 miliardi di dollari di GDP nominale. Il GDP è Diciamo il che questo prodotto GDP, interno lordo, gross domestic product, dunque il prodotto PIL PIL, nominale. il nostro PIL. Diciamo che il tasso di crescita nominale di questo PIL è del 10%, quindi come vedi nel secondo anno ti ritrovi con un'economia di 1.100 miliardi di dollari di dimensione. Di questa crescita il 5% è il tasso di crescita reale, il 5% è l'inflazione. Tutto semplificato per far vedere che cosa intendiamo dire. Diciamo che abbiamo un tasso di crescita del debito privato che è all'inizio del primo anno 1.250 miliardi di dollari, che fino a adesso è rimasto del 20%, ma che improvvisamente cala, cioè il tasso di crescita del debito invece di rimanere del 20% va al 10%, che è considerato dagli economisti classici un tasso di crescita del debito sostenibile perché è simile a quello del PIL. In buona sintesi, ti ritrovi ad avere un cambiamento in termini assoluti del debito privato che invece di crescere di 250 miliardi di dollari, cresce nel secondo anno soltanto e esclusivamente di 150 miliardi di dollari. Ora, se tu accetti che la domanda totale aggregata sia il PIL più il cambiamento in crescita del debito, ti accorgi che la domanda aggregata del primo anno è il PIL più il cambiamento del debito, 1.250 miliardi. Il secondo anno, pur avendo avuto un PIL nominale in crescita, ti accorgi che la domanda aggregata, proprio grazie al fatto che il debito ha semplicemente rallentato ed è diventato, secondo la teoria neoclassica, sostenibile, ti accorgi di avere una domanda di 1.250 miliardi, esattamente identica all'anno scorso. Ora, le tue statistiche ti dicono che il PIL nominale è aumentato del 10%, ma in realtà tu hai una stagnazione. La domanda è la stessa dell'anno scorso. Se addirittura, questa se vedi, è la potenza, la capacità del debito di influire sulla domanda aggregata. Se addirittura tu accetti che questo debito, invece di semplicemente rallentare, smetta di crescere o addirittura decresca, se smettesse di crescere, cioè se tu avessi uno zero invece che una crescita del 10%, tu avresti 150 miliardi di dollari in meno, quindi avresti 1.100 miliardi di dollari di domanda aggregata, quindi avresti una recessione e non di piccola portata. Allora, il debito è un tremendo demoltiplicatore della domanda, specialmente quando decresce. Quindi ecco perché principalmente, se andiamo a vedere poi i numeri reali americani, scopriamo che
la domanda degli Stati Uniti è in caduta libera sia nel 2009 che nel 2010, per quello che non sono particolarmente ottimista. Io direi che possiamo chiuderla qua questa volta, tanto ci risentiamo e scommetto che ritorneremo anche sull'argomento. Maurizio Piglia da Va bene. Auckland, Nuova Zelanda, grazie mille Maurizio e buon fine settimana.